Eravamo rimasti. Questo incarico si rivelò più consono a quelle attitudini letterarie ed artistiche che già in questa fase andavano maturando a tal punto da condurlo ad interrompere la frequenza alla Scuola Superiore di Commercio e Scienze Economiche nel 22, senza il completamento dell'iter formativo, solamente più di 10 anni dopo, nel 34. Abbiamo la prova di una sua intenzione di riprendere gli studi iscrivendosi alla facoltà di lettere dell'Università di Padova. Documento di accettazione della richiesta di trasferimento all'Università degli Studi di Padova rilasciato dall'Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Venezia. Il 19 dicembre del 1934, AGM Lindinara B.T.A. Bari. Anche questo secondo tentativo non giunse ad essere coronato dal suo pieno compimento, forse il continuo ed incessante nascere e sovrapporsi di interesse. Anche lontani tra di loro, ma si adattavano alla regolarità dell'impegno accademico. D'altronde, la sua formazione da autodidatta emerge, come avremo modo di vedere, nelle prossime pagine. In diversi contributi autobiografici legati agli anni giovanili, restando nel contesto lendinarese, scusate. Nel corso degli anni venti crebbe rapidamente il credito che gli veniva riconosciuto in ambito storico e artistico, tanto che nel 1923 fu nominato membro della commissione per la nuova denominazione di vie e piazze della città dal comune di Lendinara. Vedi lettera di nomina datata 17 gennaio 23 dall'allora sindaco di Lendinara, AGM Lendinara, B.T.A. Lendinara. Un impegno che approdò al suo esito finale 7 anni dopo con la definitiva delibera che individuava la nuova toponomastica del centro cittadino, il traguardo. Venne ufficializzato da una pubblicazione che illustrava tutte le modifiche decise, accompagnata da un'appendice con note storiche e illustrative curate dallo stesso Marchiori. Ci farà vedere nuove denominazioni delle vie pubbliche, editrice Spighi, Lendinara 26. Il profilo dell'incarico aumentò negli anni immediatamente successivi. Nel gennaio del 29 fu infatti nominato ispettore onorario dei monumenti, degli scavi e di oggetti di antichità e arte, per il mandamento di Lendinara da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Ad attestare sono le comunicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione e della Soprintendenza alle antichità di Venezia, della soprintendenza all'arte medievale e moderna di Venezia, datate tra il gennaio e il febbraio del 29, AGM Lendinara, B.T.A. Soprintendenza. Nomina che da quel momento in poi gli venne regolarmente rinnovata a cadenza triennale. Un ulteriore attestato della sua reputazione consolidata di cultura della memoria cittadina era intracciabile nel 30 quando Giovanni Gentile, allora direttore dell'Istituto Treccani dell'Enciclopedia Italiana, lo ringraziò per la biografia di Giovanni Battista Conti. Illustre letterato della Lindinara settecentesca, della cui stesura Marchiori era stato presumibilmente incaricato in precedenza. Lettera di Giovanni Gentile del 9 gennaio 1930, GM Lendinara B.T.A. 12 quattro, fascicolo 149.
Gli orizzonti del giovane Marchiori non furono confinati solo agli studi di storia locale, ma spaziarono precocemente in diverse direzioni, dalla letteratura, sia in prosa che poesia. All'arte vissuta in prima persona sperimentando l'esercizio della pittura, una poliedricità che ci viene confermata da tutti i contributi che hanno affrontato finora i suoi anni di formazione. I contributi di riferimento sono G.Novellar, Il cammino di Marchiori, La vernice, numero monografico dal titolo Giuseppe Marchiori, 50 anni di vita nell'arte contemporanea. Anno 23, numero 1, 2 gennaio, aprile 1984, Venezia, pagine 19-20. S. Salvagnini, Giuseppe Marchiori, l'anima del Novecento, Giuseppe Marchiori, al suo tempo, mezzo secolo di cultura artistica e letteraria. Visto da un critico d'arte, catalogo della mostra, Rovigo, Palazzo Roncalli, 5 novembre 28 novembre 1993, a cura di S. Salvagnini, Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Padova 1993, pagina 1536, S. Salvagnini, Venezia, Italia. Europa, Giuseppe Marchiori, critico d'arte a 100 anni dalla nascita, da Rossi a Morandi. Dabiani ad Arpe, Giuseppe Marchiori, critico d'arte, catalogo della mostra a Venezia, Fondazione Bevilacqua, La Masa. 10 novembre 2001, 14 gennaio 2002, a cura di S. Salvagnini, Fondazione Bevilacqua, La Masa, Venezia 2001, pagina 1348, S. Salvagnini. Giuseppe Marchiori, critico d'arte nel centenario della nascita, in quant'anni della donazione al Cine da Venezia. Numero 11, Venezia 2002, S. Salvagnini, da Barbantini a Marchiori, formazioni, passioni, idiosincrasie della critica veneta d'arte della prima metà del Novecento, in Venezia Novecento, da Boccioni a Vedova, catalogo della mostra, Treviso, Casa dei Carraresi. 27 ottobre 2006, 8 aprile 2007, a cura di N. Stringa, Marsiglia, Venezia 2006, pagine 310-331. E il più recente è S. Tomasella, ritratto del critico da giovane, i primi interventi giornalistici di Giuseppe Marchiori in quant'anni della donazione al Cine da Venezia, numero 21, Venezia 2012. Antesignano di un successivo profilo biografico è appunto Cavellini, Arte Astratta, Edizioni della Conchiglia, Milano, 1958, pagine 135-142. Da questi interventi è emersa, ad esempio, la sottolineatura della sua precoce produzione poetica, la cui prima pubblicazione è solitamente identificata con la raccolta di poesie uscita nel 26. G. Marchiori, Poesie e tipografie di Trice Spigel, Indinara 26. Ma che in realtà possiamo addirittura anticipare di qualche anno, nel 20 viene infatti data alle stampe, immaginiamo in un esiguo numero di copie, considerato il carattere intimo e familiare dei destinatari. Il volume intitolato 24 febbraio 1895, 24 febbraio 1920. Tipografia di Trice Spighi 1920. Che nella prima pagina interna offre la seguente dedica: per il nastro d'argento di Ferruccio e Concetto Marchiori, ovvero i genitori di Giuseppe. Si tratta di una agile selezione di 14 testi poetici accompagnati da una sintetica premessa. Questi pochi versi, tratto dall'oblio, scusate, sono in piena digestione. Dicevamo, questi pochi versi ho tratto dall'oblio per offrirli a voi, solo a voi, come un auguro alle mazze di fiori, sperando che la voce della mia infanzia lontana si ricongiunga coi ricordi lieti della vostra giovinezza passata. Una conferma che l'esercizio della scrittura fu coltivato con passione fin dalla più tenera età. I temi, i luoghi, i personaggi che affiorano da questi testi sono in effetti legati soprattutto ad immagini che affondano nella sua prima infanzia, vissuta tra le mura e il giardino di Cadolfin, in un ambiente ancora tipicamente ottocentesco.
Il motivo del ricordo attraverso l'intera raccolta ed è sentito in modo ambivalente, in alcune occasioni come un sicuro rifugio, in altre come un peso rispetto al quale affiora la volontà di affrancarsi. Un primo indizio è questo di un'esigenza di sprovincializzazione dei propri orizzonti culturali che emergerà prepotentemente negli anni a seguire. A titolo di esempio possiamo proporre il sonnetto Vecchiumi. Una cucina da soffitto nero, piena di gente allegra e chiacchierante, dinanzi all'opulenza scintillante, di più bottiglie piene di mistero, la vecchia nonna in un cantuccio gioca con il vecchio amico della giovinezza. Una folata grassa d'allegrezza infiora il volto rosso della cuoca. Spando un luce scialba fumigosa, il lume d'olio suda la credenza. Il cocchiere in un angolo riposa, tutto svanito, ora la mia cuoca astuta, il resto osserva con indifferenza di questa ingenua umanità perduta. Sublime, semplicemente sublime. Luoghi e personaggi attinti dallo stretto ambito domestico che troviamo ribaditi anche in ora, a volte nella medesima atmosfera. O stanze abbandonate nella noia, fra gli orologi e i ninnoli dorati, su voi la polvere dei dimenticati. Ha steso un velo sull'antica gioia, nonna Teresa, giovane sognante, donna Bice, sovrana universale. Ora si aggira per le quiete sale, uno sciame di bimbi schiamazzanti. Onde di luce andate d'allegria, hanno abbattuto quella isterilita. E tanti sogni di malinconia sono morti qui da tuoni e carrozzoni. E sui rottami dell'antica via, vita, scusate, si avanzano le giovani legioni. Stilisticamente, questa prima prova possiamo rilevare quel linguaggio piano, sospeso tra suggestioni pascoliane e crepuscolari, che è stato individuato come motivo dominante anche della raccolta, scusate, che pubblicherà 6 anni dopo. Pur privilegiando negli anni a venire altre forme espressive, il legame con la poesia non sarà mai definitivamente reciso. Nella sua sterminata bibliografia, infatti, compariranno anche nella piena maturità piccole raccolte. Spesso in numero limitato di copie e quindi indirizzata alla cerchia dei più intimi amici, accompagnate in alcuni casi da realizzazioni grafiche degli artisti prediletti. Vedi S. Savagnini, Giuseppe Marchiori, Anima del Novecento. In Giuseppe Marchiori al suo tempo. Opera citata, pagina 17-18, Egitto Masel, ritratto del critico da giovane, i primi interventi giornalistici di Giuseppe Marchiori, opera citata. Le raccolte sinora individuate sono G. Marchiori, Vorrei essere, Poesia Ita, Venezia, 1959, edizione in numero limitato di 200 copie. G. Marchiori, L'amante d'Atea. Con 4 acqueforti di Giuseppe Santommaso, Buccarelli ancora, 1963, edizione numero limitato a 150 copie. Alle Boldrin, Analisi di un personaggio, Collegio di Giuseppe Marchiori, Venezia 1971, edizione numero limitato a 60 esemplari. G. Marchiori, Voci segrete, con 12 incisioni di Riccardo Licata, Centro internazionale della grafica, Venezia 1980.